bene? Perfetto. Adesso io comincio a camminare, tu cominci a camminare lentamente, ci sei? Pronto? Sì. Via. Alzo la mattina e controllo il cellulare. Mi devo alzare, mi devo alzare. Esco dalla porta e cado dalle scale. Partita? Siamo in onda. Sei? Non è normale. Odore? Questa grande convinzione che sperare può aiutare. Però fa male, però fa male. Da quando siamo così, la fermata, ma il bus non può aspettare. Non riesco a trovarlo, non ci riesco. Non è possibile tutto ciò. Aspetta un attimo. Vai, dai. Facciamo presto. Devo scappare. Vabbè. Non è uno scherzo. Non voglio andare. Appena entro. Dai, inizia la registrazione. E tutto questo mi fa ritardare. Fatto. No, sentivo del suono. Però è verde. Vado, vai. Rimani fermo. Ora comincio a seguire. Sei? Mm-hmm. Mi fa tardare, mi fa tardare. Stop. Mi fa tardare. Azione. Mi fa tardare. Oh, finalmente il mio cucciolone si è svegliato. Svegliamoci un po' prima e cominciamo a preparare. Vestiti, accessori, siamo pronti per andare. Scusa, la vorrei fare un attimo che ho sbagliato inquadratura. Cristian, tu invece stai andando. Tu stai andando bene. Non ho stoppato il video, non ho stoppato il video. Arrivo al semaforo ma non vuole scattare. Sei? Dai, quello sai registrare. Mi fa tardare. Arriva una vecchietta che mi aspetta. Odore? Non rifiutare. Azione. Non rifiutare. No, no, ricomincia all'inizio. Finalmente il cucciolone si è svegliato. Oh. Cri, ti sei mosso con le foglie. Vai, rifallo. Ci sei? Motore? Eh sì, però il microfono di direzionale, lascia stare battute, Cri. Tu pensa al microfono. Beh. Ora sì. Andiamo. No. Vai, sei. Mi fa tardare. Mi fa tardare. Mi fa tardare. L'ho capito dopo. Ma dove sono? Sta canzone che Simone sei sopra. Tu. Tu hai rubato il ricevitore. Tu l'hai portato via da quella casa. Sempre tu mandando quelle due guardie. Se mi veste un'auto oppure se mi danno fuoco. Facciamo presto. Devo scappare. Non è uno scherzo. Partita. Non voglio andare. E facciamo. Basta con te. E tutto questo mi fa ritardare. Ci sei, Frank? Sto arrivando, ti prego, non suonare. Vai. Aspetta. Il problema via. Vero è come arrivare. Mi fa tardare. Mi fa tardare. Mi fa tardare, aspetta. Stop, vediamo qualcosa. Sì, vabbè, buongiorno. Rimani fermo. Io devo cazzo, sai? E controllo il cellulare. Mi devo alzare, mi devo alzare. Esco dalla porta e cado dalle scale. Non è normale, non è normale questa grande convinzione che sperare può aiutare. Perfetto, via. Però fa male, poi arrivo alla fermata ma il bus non può aspettare. Mi fa sbroccare però. Non è possibile tutto ciò. E no, anche oggi in ritardo no. Devo scappare. Non è uno scherzo. Non voglio andare. Appena entro mi può sgridare. Parto da qui. E tutto questo mi fa ritardare. Sto arrivando, ti prego, non suonare. Il problema vero è come arrivare.
mi fa tardare, mi fa tardare. Mi fa tardare, mi fa tardare. Questa volta in ritardo non voglio arrivare. Svegliamoci un po' prima e cominciamo a preparare. Vestiti, accessori, siamo pronti per andare. Questa volta nessuno ci può fermare. Alzare, il telefono, il telefono, il telefono. Ah, no, questa è la sua. E forse è meglio che scappo. Registra. Aspetta. Tu stai fermo e alza il coltello quando te lo dico io. Alza. Perfetto. Adesso senza che la fermo. Ok. Beh ragazzi, l'episodio 4 finisce qua. Mi raccomando, non perdetevi l'ultimo episodio finale di stagione. Prenderemo altra gente. Sicuramente una nuova persona ci sarà, ma io non vi dico assolutamente chi. Quindi non perdetevi il finale di stagione. Ragazzi, da me è tutto. Speriamo che il backstage e tutti i 4 gli episodi vi siano piaciuti. Non perdetevi l'ultimo, il backstage è l'ultimo. Qua da me è tutto. E ciao Iene. Sta canzone che Simone è solo un gran bel nome. Ritardo lo faccio a un solo scopo, se mi investe un'auto oppure se mi danno fuoco. Facciamo presto, devo scappare. Non è uno scherzo, non voglio andare. Appena mi può sgridare. E tutto questo mi fa ritardare.